Assessore, novità importanti presentiamo oggi per l'alta formazione. Quanti giovani ne potranno usufruire? Dunque, 2.850.000 euro per rimborsare voucher di alta formazione. Rimborseremo come ogni anno i ragazzi che ci presenteranno le fatture per le iscrizioni e le frequenze degli anni 2014-2015, 2015-2016, ma questo sarà l'ultimo anno che andremo a rimborso. Infatti, già da quest'anno, oltre a rimborsare, apriremo la nuova fase, e cioè andremo a contribuire alle spese per i corsi, la frequentazione dei corsi e l'iscrizione per l'anno 2016-2017. E cioè tutti i ragazzi o le persone, i cittadini abruzzesi che vorranno iscriversi per l'anno prossimo ad un master o ad un corso di secondo livello, insomma, a tutte le azioni che fanno parte, che sono nel bando, potranno già dal 31 dicembre fino al 2 maggio, potranno dire che appunto potranno sapere, potranno iscriversi, come dire, al bando, potranno rispondere al bando, in modo che, come dire, i cittadini abruzzesi potranno programmare la loro vita. Cioè, se c'è un master a cui vogliono partecipare, per esempio, sanno già che di poterlo fare perché la regione li rimborserà. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso, da quest'anno si finanzierà invece proprio a iscrizione. Per iscriversi, qual è la procedura? La procedura da quest'anno è solamente online, in modo da semplificare il lavoro degli uffici, sperando di poter riuscire a fare le graduatorie in un tempo più breve. Il reddito per partecipare, il reddito minimo ISEE è di 25.000 euro. E quest'anno c'è anche un'altra novità, insomma, quest'anno è un anno pieno di novità per i voucher, sui voucher di alta formazione, perché daremo 10 punti ai disabili, naturalmente, che hanno una disabilità del 66%, quindi anche lì abbiamo voluto dare un segnale diverso.